Buongiorno cari amici di YouTube e bentornati ancora una volta sul canale di Mike Borghese Audio. Potrei anche decidere di fare un video così, però ci sono un po' di cose qua intorno che sono nell'inquadratura, non mi piace tanto, quindi venite un po' più vicini. Ok, direi molto meglio. Adesso possiamo iniziare a parlare di speaker. Eccoci tornati a un'altra puntata di questa saga che non finirà mai. Mike Borghese Audio. Ho già fatto dei video che riguardano gli speaker, in particolare ne ho fatto uno dove parlavo di sensibilità ed efficienza prendendo in considerazione dei 15 pollici e ho fatto anche un altro video passato dove parlavo dei diametri fisici proprio, un pollice, 2, 3, fino a 15, 18 pollici, 21 pollici eccetera eccetera. Oggi andiamo a parlare ancora una volta di speaker, come vedete qua davanti a me ne ho tre diversi e ce ne ho altri tre qua nelle scatole da farvi vedere, in mezzo alle scatole, per parlare un attimo di quali sono le differenze di manifattura, di tecnologia all'interno del mondo degli speaker, che magari per molti di voi saranno cose scontate, ma per molti altri non lo sono. Quindi voglio un po' condividere con voi la mia esperienza, voglio aiutarvi a capire come è fatto uno speaker, come funziona, ma questa cosa qua magari già la sapete, ma soprattutto come riconoscere i vari tipi di tecnologia e le peculiarità di ognuno di questi. Quelli che ho in questo momento sul tavolo sono tutti dei 6 pollici praticamente, almeno nominalmente sono dichiarati come dei 6 pollici. Questo qui in particolare si chiama SB17MFC35-8, è della SB Acoustics ed è lo speaker che viene montato sul progetto Sorriso, progetto che è stato pubblicato oramai tanti anni fa. Questo speaker rispetto ad altri si caratterizza dal fatto che il cestello è in alluminio, la membrana è in plastica, se non ricordo male questa è proprio plastica. Qua c'è una sospensione molto morbida, qua iniziamo a vedere delle caratteristiche particolari, quindi sospensione molto morbida. Dietro il magnete è classico magnete nero scuro, ferrite in questo caso. All'interno vediamo lo spider qua, esattamente, si vede la voice coil, quindi effettivamente l'avvolgimento di rame che per attrazione e repulsione elettromagnetica con questo magnete qua, che è il magnete fisso, il magnete permanente, va avanti e indietro, quindi di fatto l'attrazione e repulsione elettromagnetica è quella che mi fa muovere avanti e indietro uno speaker. E qua dietro, qui, c'è anche un buco da cui passa l'aria per dissipare un riscaldamento di questa voice coil, della bobina interna, perché effettivamente si potrebbe scaldare, dentro ci sta passando della corrente, quindi di fatto si scalda, il filo di rame si scalda. Per spiegarla meglio, si va incontro a quelle che si chiamano compressioni di potenza, power compression. Molto banalmente vuol dire che scaldandosi il filo di rame dell'avvolgimento va a far perdere delle performance di attrazione e repulsione elettromagnetica tra l'avvolgimento di rame e il magnete permanente e lo speaker devia il suo comportamento, non si comporta più come dovrebbe. Non stiamo qui ad approfondire adesso tutte le concause, tutto quello che succede, perché alcune cose vanno fatte dissipare, dove si deve stare attenti, per cosa, per come. Vi ho dato, diciamo, un'infarinatura a riguardo. La cosa su cui mi voglio soffermare insieme a voi all'interno di questo speaker è innanzitutto la morbidezza della sospensione, che come vedete già a un minimo tatto c'è un movimento. Questa sospensione è estremamente morbida, forse una delle più morbide che io abbia mai visto, proprio per come è fatta. Questo ci fa già intendere che c'è la possibilità di una lunga escursione da parte di questo speaker e quindi la possibilità anche di scendere in bassa frequenza, cosa che speaker di queste dimensioni con sospensione rigida magari non sono altrettanto buoni a fare. Parlando di sospensioni più rigide, vediamo questo. E uno dice, ma scusami, hai parlato di sospensione più rigida, ma a me queste due sembrano uguali. Sembrano uguali, ma non lo sono. Qual è la differenza in questo caso? Questa sospensione qui è molto morbida, questa qui è un po' più duretta in realtà, anche se la forma è uguale, è un po' più rigida questa sospensione. Al contempo però ha anche una massa mobile un po' più pesante questo speaker. La voice coil non si vede, è completamente chiusa all'interno della struttura del magnete e il magnete, come vedete, è un qualcosa di
diciamo leggermente più grandicello. Dal mio punto di vista qua si parla di poco, ma comunque sia più grandicello. Anche lui ha il buco di dissipazione, il cestello non è in alluminio ma è un cestello di lamiera pressata, il tutto con un dust cap molto grande, questo qua purtroppo ha preso una botta, pace all'anima sua, con una parte mobile che è anche più pesante, questo si vede dai datasheet. Quando vedete uno speaker di questo tipo, quindi con sospensioni un po' più rigide, un po' più durette, con una forza nel spingerlo in dentro, che comunque sia un po' di forza gliela devo applicare, non è come questo qua che basta poco, qua un po' di più devi schiacciare, questo qui infatti è un subwoofer, mentre questo qua è un midwoofer. Quindi ci sono delle differenze tra i componenti che ci fanno capire chi è destinato a un'applicazione e chi a un'altra. Dato che questi due componenti esteticamente non sono troppo diversi, comunque sia, hanno anche forse la stessa flangia di montaggio quasi, cambia di poco diciamo, uno potrebbe sostituirli e pensare che si possano sostituire in modo equivalente. E qua si va proprio a sbagliare. Un componente come questo è dedicato all'hi-fi, è un componente lineare su una banda di frequenza molto più ampia, data dalla sua morbidezza della sospensione, dall'accuratezza con cui è stato fatto, dal campo elettromagnetico, dalla voice coil e da tutte le altre prestazioni a cui questo speaker è soggetto, perché sono stati molto attenti nella manufattura e per come è costruito, si riesce ad avere una risposta in frequenza che arriva fino anche ai 2 kHz da parte sua. Si riesce a tirarlo parecchio in alto in frequenza, senza andare a perdere di bassa frequenza. Questo qua riesce a stimolare basse frequenze anche in buon modo. Bass reflex, se non sbaglio, l'ho portato anche a 45-50 Hz con risposta lineare. Questo qui, dal canto suo, invece, non riesce a salire tanto in frequenza. Tutti i subwoofer di piccole dimensioni tendenzialmente hanno risonanze intorno a 1 kHz, però riesce a scendere meglio in bassa frequenza, perché è più pesante, quindi il maggior peso, la massa aggiunta sulla parte mobile, va a far scendere la frequenza di risonanza. Quindi la risonanza del sistema scende, lui riesce a scendere a sua volta meglio in bassa frequenza e questo qua si comporta come subwoofer. Infatti, questo qui è lo speaker utilizzato nel progetto Ombra. Anche questo qua sul mio sito lo trovate, sorriso, ombra, due facce, due pesi, due misure, due applicazioni differenti, anche se i diametri sono gli stessi. Questo qui non si potrebbe usare in un sistema a due vie, perché all'aumentare della frequenza non riesce a tenere botta, magari aumentano le distorsioni, magari non è più omnidirezionale la sua risposta ma inizia a divaricare troppo la risposta in asse e fuori asse, magari ci sono delle risonanze date da come funziona lui, dal fatto che magari è più pesante, quindi all'interno della membrana si vanno a creare delle risonanze che portano lo speaker ad avere delle performance scadenti sulle medio-alte frequenze, mentre per la bassa frequenza questo qua serenamente riesce a picchiare anche 40 Hz, cosa che infatti Ombra fa senza troppi problemi. Quindi ognuno ha le sue peculiarità. Questo riesce a picchiare serenamente i 40 Hz? Li picchia, però non linearmente come lui. Lui scende meglio in bassa frequenza, lui un po' peggio. A livello di costi, anche qua c'è da tenere in considerazione che uno, se non sbaglio, è sui 70 euro, può essere, e l'altro invece ai tempi lo pagai 50 euro, questo qui, quindi comunque sia anche in modo diverso. A livello di peso si sente che questo qui ha un po' più di massa aggiunta, quindi è un po' più pesante, probabilmente il magnete a questo punto è proprio più pesante. Insomma, ognuno ha le sue peculiarità e le sue caratteristiche. Vediamo per esempio qualcosa di diverso. Questo qui, come vedete, non è un magnete in ferrite. Il magnete posteriore di questo speaker è un magnete in neodimio, che è questo anello qui, questo anello di color argento praticamente. Magnete in neodimio è un magnete molto più forte di quello in ferrite, occupa meno spazio, pesa di meno perché te ne serve di meno per avere lo stesso campo elettromagnetico, riesce a trovare un utilizzo ottimo sugli impianti dove il peso è importante, dove si devono trasportare e le cose si cerca di farle pesare di meno. Questo è molto più leggero se paragonato a qualcosa del genere. Sollevandoli lo sento che questo è quasi una piuma a confronto. Parlando di sospensione di membrana, qua vediamo che la membrana è tipo in carta o in tessuto. Dovrebbe essere carta questa qua, una carta trattata, immagino. E per quanto riguarda la sospensione, invece, qua vediamo che la sospensione, se provo a schiacciarla, non va da nessuna parte. È molto rigido questo speaker, devo proprio fare tanta pressione per farlo muovere, perché
perché non è pensato per scendere in bassa frequenza. Il fatto di lasciar libero il movimento di uno speaker gli permette di arrivare più in bassa frequenza, dato che ha una cedevolezza maggiore, riesce a muovere meglio l'aria, soprattutto su grandi escursioni. Laddove vado a limitare l'escursione, il movimento di uno speaker, vuol dire che questo speaker, anche se proverà ad andare in bassa frequenza, non ci riuscirà in un buon modo. Al contempo, però, potrebbe riuscire a spingere molto più forte su altre frequenze. Quindi questo speaker, per esempio, rispetto a un 6 pollici di questo tipo, entrambi 6 pollici, riesce ad avere delle pressioni sonore e delle potenze massime molto più alte, perché è destinato appunto al PA. È uno speaker della Vital, si chiama 6PR122, ha delle distorsioni armoniche bassissime, lo sto usando in un progetto che vedrete in futuro sul canale per un open baffle, ed è fenomenale come speaker. Riesce a riprodurre medie frequenze in maniera eccelsa, veramente una voce cristallina, distorsioni armoniche bassissime rispetto a questo qua, distorsioni armoniche che proprio sono di un ordine di grandezza diverse, se non di più. Rispetto a questo qua non ci giriamo troppo intorno, però comunque questo qua performa molto meglio, ha una banda di risposta in frequenza che però è più limitata. Se questo riesce tranquillamente a far funzionare un due vie e andare magari a stimolare grazie alla stanza anche un 30 Hz, per cui si riesce ad ascoltare tutta la musica senza problemi, questo qua, diciamo che in un due vie è un sogno, è un miraggio, è un'utopia, perché lui in bassa frequenza non ci va. Quando vedete delle sospensioni rigide è solitamente non un campanello d'allarme, ma un qualcosa che vi porta a dire: questo speaker è limitato nel suo range di frequenza. Questo perché? Perché ovviamente si parla di lunghezze d'onda, di quello che lui riesce effettivamente a stimolare e a far propagare come lunghezza d'onda, l'interazione fisica. Per quanto lui abbia una cedevolezza maggiore, magari tramite un bass reflex riesce a scendere in frequenza, lui, povera stella, non ha una grande escursione, ha una sospensione molto rigida e di conseguenza funziona molto meglio su un'altra banda di frequenza. Imparare a riconoscere diverse tecnologie, anche toccando in fiera gli speaker, soprattutto le sospensioni, vi fa capire se le cose sono fatte abbastanza bene. Vedo un impianto due vie con un qualcosa del genere in fiera, inizio a storcere un po' il naso. Dico, questa cosa qua, secondo me, non avrà grandi prestazioni in bassa frequenza o avrà comunque delle limitazioni. Parlando di altri speaker, potreste incontrare qualcosa del genere. In questo caso il magnete è in ferrite, non so di che cosa sia questo speaker, lo sto usando per un progetto di un cliente, quindi non è dato da sapere come informazione. Ma come vedete, la sospensione di questo è molto 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 rigida e sembra quasi non esserci. Si parla di leggere ondine, ma è una sospensione pressoché piatta. È uno speaker che ha una tecnologia al suo interno per avere una membrana che è estremamente sottile, toccandola proprio si capisce che è sottile, e ha un'escursione minima in questo caso, data dalla sua, diciamo, sospensione così tanto piatta e dalle poche ondine, mi fa immaginare che questo speaker abbia una banda di risposta ancora più selettiva rispetto a lui, un qualcosa che è ancora più stretto, molto efficiente su quella parte, spinge molto forte probabilmente a rigor di logica, però avrà una banda di risposta in frequenza molto più stretta. Possibilmente riuscirà anche a salire bene in alta frequenza, magari va a toccare i 3,5 kHz, 4 kHz. Per questa cosa qua è ovviamente un'utopia totale, lui riesce ad arrivare serenamente a 2 kHz. Parlando di sospensioni ancora più rigide, andiamo a tirar fuori una bestiolina, questa qui. Questo è un altro speaker da 6 pollici e qua si sta parlando di una bella bestia, 6FE400 di Vital Pro. Come vedete, la dimensione dello speaker e la dimensione del magnete è praticamente identica. Questo perché? Perché questo qua spinge veramente forte e spinge veramente tanto. Se andiamo a vedere il tipo di sospensione che c'è in questo speaker, vediamo che è una sospensione a dente di sega, praticamente, a dente di squalo, che è durissima, cioè devo proprio spingere con forza e comunque sia non si muove più di tanto. È rigidissimo questo speaker. Per farvi capire meglio, questo speaker qua, per esempio, è molto selettivo sulla sua banda di frequenza. In bassa frequenza non riesce a scendere neanche sotto i 100 Hz, non potete neanche chiederglielo, ma proprio neanche lontanamente. In alta frequenza riesce ad arrivare serenamente a 2 kHz, da quelle che erano le misure che ho fatto, che mi ricordo, e riesce ad avere una potenza
per cui spingere pressioni sonore veramente elevata. Sensibilità abbastanza elevata, potenza massima 400 watt, è qualcosa di abbastanza fuori di testa. Ovviamente buco di dissipazione non può mancare, tra tutti questi speaker possibilmente è forse quello che riesce a raggiungere le pressioni sonore più alte. Ho portato serenamente questo speaker qua a 120 decibel, questo qua, se non ricordo male, l'ho portato anche più in alto, si parla di un 124 decibel, qualcosa del genere. Comunque sia, non gli fa paura la potenza. Diciamo che per un 6 pollici raggiungere potenze nell'ordine di 400 watt sono cose abbastanza importanti, per così dire, rispetto a, che ne so, una cosa del genere che di watt ne gestisce 50, col fatto che deve scendere in bassa frequenza, col fatto che è economico, la dimensione del magnete è più limitata, ognuno ha le sue caratteristiche. Ultima cosa che vi faccio vedere è questo speaker qui, è della linea Satori, della SB Audience, ed è un 7 pollici e mezzo, non troppo diverso come dimensioni da questo qui, però ha delle peculiarità. Questo qua in particolare è un coassiale da 7 pollici e mezzo, che ha un qualcosa di particolare, a parte il tweeter al centro perché è un coassiale, ma ha una sospensione che a primo acchito, a primo colpo d'occhio, potrebbe sembrare una sospensione rigida perché si vede che è tipo fatta a dente di sega. La cosa divertente è che in realtà è molto morbida come sospensione, perché è fatta di gomma, è una gomma molto morbida, molto cedevole. Perché si fa questa cosa? Per evitare di avere la gobba della sospensione qua in fondo, gobba che andrebbe a influenzare la risposta del tweeter all'interno del coassiale. Si va a utilizzare qualcosa con un profilo decisamente più piatto, che però permetta comunque una buona escursione da parte dello speaker. Quando io vedo queste cose, devo ammettere che mi viene un po' il brividino, per così dire, perché è effettivamente grande tecnologia applicata. Nei coassiali è sempre un problema avere la membrana intorno, quindi la sospensione, che va effettivamente a creare una gobba, dà dei problemi alla propagazione del suono del tweeter. In questo caso hanno fatto una scelta progettuale bellissima, quindi qualcosa che va ad assomigliare a un dente di sega, quindi idealmente rigidissimo, ma che in realtà è morbidissimo come per questo speaker. Bellissimo, veramente bellissimo. Anche questo speaker qua lo sto utilizzando per un progetto, ma ne vedrete delle belle in futuro. Per adesso non posso farvi assolutamente nessuno spoiler. Quello che abbiamo imparato, diciamo, oggi, che ripeto, magari per qualcuno erano cose scontate, è il fatto che avere una sospensione più morbida o più rigida va a caratterizzare la frequenza minima che solitamente uno speaker può raggiungere, quanto effettivamente ci si può spingere in bassa frequenza, perché una, diciamo, sospensione un po' più morbida permette un maggior movimento allo speaker, quindi tendenzialmente riesce a spingere meglio l'aria per la bassa frequenza, stimolare un'escursione maggiore, quindi effettivamente rispondere a frequenze basse che richiedono un movimento ampio rispetto alle frequenze più acute, rispetto alle frequenze medie, che sono delle vibrazioni un po' più pacate. Detto ciò, io volevo parlarvi un po' di come riconoscere uno speaker. Quando lo vedete proprio fisicamente in giro, dite ok, quello lì ha questo tipo di caratteristica, questo tipo di cedevolezza della sospensione, mi aspetto questo tipo di comportamento. Voleva essere un video un po' più chiacchierato, un po' più estemporaneo, per farvi vedere fisicamente come sono fatti dei componenti. Io vi ricordo che alcuni di questi speaker, praticamente tutti, li trovate all'interno delle mie progettazioni. Questo fa parte di Ombra, questo fa parte di Sorriso, questo lo vedrete in un impianto PA MTM fatto interamente con componentistica Vital Pro, che è molto compatto ma spinge come un dannato, e questo qua invece lo sto utilizzando in un Open Baffle 3 vie, sempre Vital Pro. Quindi sono tutti speaker che vedrete nelle mie progettazioni, progettazioni che poi trovate sul sito web www.mikeborgeseaudio.com, ma molti di voi questo già lo sanno. Perché dico progettazioni? Perché poi potete realizzarle in autonomia. Se volete approfondire a riguardo, in descrizione c'è tutto. Fateci un giro, non sto qui a tediarvi ulteriormente.
In questo momento che io sto diciamo registrando il video è ancora settimana, ma voi questo video lo vedete di sabato, e in questo momento io sono a spasso, a zonzo, per la fiera High Fidelity, l'alta fedeltà di Milano, solo sabato, quindi proprio oggi, giorno in cui questo video esce. Se volete venire a fare un passaggio, mi trovate, mi riconoscete, potete fermarmi in giro e chiedermi informazioni su dov'è il bagno, tipo cose del genere, le cose che mi chiedono tutti. Scusa, dov'è il bagno? Quella roba lì. Da Mike Borghese Audio questo è tutto, noi ci vediamo il prossimo weekend o quando ci vediamo con un nuovo video. Il prossimo weekend cose interessanti, no spoiler, impianti forse, possibilmente cose, dogmi, un dogma, nulla di più, nulla di meno, un dogma. Se vedemo, quando se vedemo, voi fate i buoni come pancake, che sono tondi come loro, fate i buoni come i pancake, quelli tondi, okay? Fatti bene i pancake, non che poi vengono sbilanciati, pancake tondi, ok? Ciao ragazzi.